Salve ragazzi, sono Yada e bentornati su Dark Souls. Ci troviamo da Norlondo, da cui potremmo raggiungere finalmente l'ultima delle nostre prede, così che da poter ottenere l'ultima anima per saziare il ricettacolo dei Lord. Come potete notare, la Norlondo ormai oscurata dalla nostra, visto che abbiamo scoperto l'illusione, anche i guerrieri giganti che pattugliavano questa zona sono spariti, ovvero anche loro facevano parte dell'illusione di Gwyndolin. Ma adesso questo non ci importa, in quanto noi andiamo in tutt'altra area, che prima quest'area c'era preclusa a causa di una nebbia dorata, non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere, comunque è quella che viene dissipata dal posizionare il ricettacolo dei Lord. Il comitato di benvenuto non si fa attendere, anche se temo che questo potrebbe essere un po' una rogna per il nostro stile di gameplay. Oh no, gli facciamo più male di quanto pensassi. Se lo colpiamo ovviamente, se lui non colpisce noi. Vi ricorderete, suppongo, del cinghiale corazzato, no? Ce n'era uno vicino la chiesa dei non morti, non mi viene il nome del posto. Quello specifico, se non mi ricordo male, è ancora vivo perché per fretta l'ho semplicemente skippato. E via. Adesso, purtroppo, non è da solo il cinghiale, ce n'è un altro. Eccolo qui. Chissà se riesco a colpirlo attraverso. No, la mia speranza c'era. È andato giù. Tanto gli facciamo parecchio danno se consideriamo che ha delle difese impressionanti. Per carità, sono più difese fisiche che altro, però. Ok, ecco il falò degli archivi del duca. Preferirei sedermici anche se ormai, avendo eliminato i cinghiali e avendo Anorlondo oscurata, non c'è tutta questa grande. Questo grande pericolo nel dover rifare la strada, ma perché allungarcela? Comunque, gli archivi del Duca. Questa peculiarità geografica di Lordran, mettiamola così, praticamente è visibile da, se non mi ricordo male, tutta Lordran, quasi. Sono veramente pochi i posti in cui non si vedono gli archivi del Duca. Tra l'altro avete notato i non morti vuoti sono leggermente particolari in questo luogo, con quelle protuberanze cristalline che escono da loro. Sono l'ennesimo esperimento di Tilt senza scaglie. Praticamente si vuol dire che a Lordran se c'è qualche problema puoi dare la colpa a lui tranquillamente. Io qui cercherei di non essere infatti. Avete notato quanto danno fanno? Perché loro tutti utilizzano armi cristalline, che fanno un male cane. Ok. Vedete? Vabbè, vedete, l'ultimo colpo è stato veramente gratuito da parte mia prenderlo, però. E ok. Anime recuperate. Luogo recuperato. Non voglio rompere scatole a quel golem perché è stato tanto bello sereno lì, non vorrei veramente scocciarlo. Qui, come potete notare, c'è un incanalatore. Tra l'altro, questo incanalatore, a differenza di tutti quegli altri che abbiamo incontrato fino adesso, respawna. Proprio parte dell'area. Diciamo, non è un visitatore. Oh. Perfetto. Gli incanalatori, dovreste ricordarli, sono i servitori, i più fidati servitori, in realtà, di Sithil senza scaglie, in quanto svolgono per lui una funzione di sorveglianza, diciamo più di occhi, perché effettivamente Sid dovrebbe essere cieco. Cosa che però non è riscontrabile purtroppo nella boss fight, se non mi ricordo male. Però vabbè. Quindi ci addentriamo nel dominio di Sid. Ricordiamo che Sid, anche se penso che chiunque segua questo video in realtà lo sappia già, fosse un drago antico nato malforme, quindi privo dell'immortalità caratteristica di tutti quanti loro, di tutta quanta la sua razza, in quanto mancava apposta delle scaglie che donavano l'immortalità. Questo l'ha reso praticamente ossessionato dall'immortalità in un senso veramente morboso. E quando si scatenò press'appoco la guerra contro Gwyn, draghi antichi contro Lord, Sin giocò praticamente un ruolo che definirlo fondamentale è poco.
Perché per quanto l'intro la faccia molto veloce, in realtà la guerra andò avanti per parecchio tempo senza che Gwyn potesse fare alcunché. In quanto praticamente non importa quanto potere possa essere Lord, i draghi antichi erano immortali. Erano. Vabbè. Diciamo che lo sono. Forse è meglio non usufruire delle piromanzie più di tanto. Qui. Tra l'altro di questo cavaliere non se ne sa assolutamente nulla. Compare qui. E mai più sapremo chi sia. Uno dei grandi misteri del gioco. Comunque. Finché non è arrivato Sittel senza scaglie a dire a Gwyn della debolezza delle scaglie al fulmine, motivo per il quale poi Gwyn sviluppò il suo poderoso miracolo della lancia fulminante, della lancia solare, praticamente la battaglia era uno stallo. Notate come diventa più cristallizzato man mano che saliamo. Adesso qui vorrei fare una cosa un po' brutta, però effettivamente mi risparmia parecchie rogne. Dov'è? Cambio leggermente il setup perché vabbè, lo vedrete dopo. Sperando che mi vada bene come cosa. Ok. Poi vi spiegherò il perché sto facendo questa piccola cosa. Attraversiamo la nebbia. Ci troviamo Sittil senza scaglie. Questa purtroppo è una battaglia. Non è una vera battaglia, la si può definire così. In quanto non importa cosa faremo, non saremo mai in grado di colpire, di fargli del male. Questa è praticamente una battaglia del muori. Siamo stati uccisi. Ho messo l'anello della protezione per evitare di perdere quelle 12.000 anime, che qualcosa ci si potrà sempre fare, no? Ok, l'anello del sacrificio si è infranto, perché l'anello del sacrificio, vabbè, ci salva una volta ma poi si rompe. Rimettiamo il nostro setup tradizionale. Quindi, dov'è l'anello del drago rampante? Siamo tornati come nuovi. Qui possiamo accendere un falò, in quanto noi siamo stati sconfitti da Sin. Sì, da Sin. Da Sith. E lui ci ha praticamente deportato qui per i suoi loschi piani, mettiamola così. Già che ci sono un livello me lo faccio. Forse ho usato troppe anime, ma vabbè. Destrezza 25. Perfetto. Adesso noi saremmo rinchiusi qui. Però in realtà qui davanti alla nostra cella c'è il nostro carceriere che, guarda caso, possiede le chiavi della nostra cella. Quindi usciamo e siamo liberi. Al falò mi pare sì, ci abbiamo riposato perché altrimenti non avrei avuto. Questi li voglio uccidere per puro diletto, eh. In realtà sarebbero rimasti lì belli senza romperci le scatole. Magari morire anche quei due. Sì, perfetto. Vedi, quando le cose vanno così in maniera lineare, mi piace. Questa è chiusa, vabbè. Era giusto per ucciderli. Adesso noi finalmente fuggiamo, ma quanto pare gli uomini serpente non sono così d'accordo con noi nella nostra fuga e liberano queste cose, che per informazione si chiamano Picasa. Molto inquietanti, eh. Hanno un che di Lovecraftiano, se vogliamo definirle così. Sono abbastanza intimorenti da far scappare anche gli uomini serpente che sulla carta dovrebbero essere i carcerieri. Chissà se riesco a sfruttare la cosa per legnarlo. No, cioè non più di tanto. Comunque adesso ho altri problemi in quanto quelle cose terribili si stanno avvicinando a noi. Infatti,
Me l'ero leggermente persa, ho detto strano, dovrebbero essere già arrivate. Allora, fortunatamente noi abbiamo il potere dell'antischifo in quanto possiamo colpirle a distanza. E qui però potrebbe succedere una cosa abbastanza... me l'ho dimenticato dove essero questo... quell'attacco a distanza. Me l'ero proprio dimenticato. Comunque, come ho detto prima, qualsiasi cosa vediamo qui di strano o peculiare è di fatto l'ennesimo esperimento di Sith. Questo è chiuso. Le Picasa in particolar modo si ricollegano anche con un discorso che abbiamo fatto tempo fa quando abbiamo incontrato Ave e la Roccia. No, più di Ave e la Roccia quando abbiamo fatto Anor Londo. E del perché Ave la Roccia forse stesse, come si dice, preparando un colpo di stato contro gli dèi. Praticamente Gwyn, in cambio dell'aiuto che Sita gli ha dato durante la sua battaglia, cioè l'aiuto, fondamentalmente gli ha donato la vittoria. Quindi, cioè, ha ottenuto Sith qualsiasi tipo di onore presso Gwyn. Si va da un titolo nobiliare, il Duca, infatti gli archivi del Duca sono banalmente territorio di Sith. Ora, perché mi sto sbattendo così tanto? Ha il permesso di portare avanti le sue ricerche. Sith infatti ha continuato a studiare la stregoneria, di base l'ha creata lui, si può dire, la stregoneria nella forma, lo studio dell'anima. E insieme a questo permesso c'era anche il permesso di utilizzare delle cavie. E tali cavie erano proprio i seguaci di Gwyn, o per meglio dire, i seguaci di sua figlia Guinevere, le sue ancelle. Ebbene, alcune sue ancelle sono diventate quelle che noi adesso chiamiamo farfalle della luna. Mutate, mutate. Altre sono diventate queste cose qui orribili, le Picasa. Tra l'altro sarebbe possibile, ma io in questo momento dubito di riuscirci, vedere un accenno di volto sotto quella massa tentacolare in perenne movimento. Tra l'altro qui ce ne sono due che invece non desiderano colpire, infatti stanno qui e piangono. Non sono neanche ostili, vedete? Ah, oltre ad aver notato il... penso gran cappello Logan lì dietro. Ho rischiato di colpirlo. Ma voglio mettere. Voglio ucciderti in fretta. Queste tra l'altro droppano tepore lenitivo e tepore curativo, che sono due miracoli proprio che possono essere utilizzati soltanto se si fa parte del Covenant Hello della again. principessa. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives, such a storehouse of knowledge, Povero sometimes Logan. feel just out of reach. The thought offends me so. I could simply die. As a student of the arts, you Eh sì. understand me, Dai. hmm? Hello again. Alas, the thought as a Ok, è lo stesso discorso di prima. Non mi ricordo dove troviamo la chiave per Logan, ma francamente io preferirei tenerlo rinchiuso lì dentro, se devo essere sincero. E per quanto suoni strano, lo faccio per il suo stesso bene. Adesso saliamo e finalmente azzittiamo quel cavolo di segnale, anche se effettivamente ormai le Picasa sono tutte morte, quindi non ha più molta importanza. Magari riesco a fare un po' la mattata. No, non ci riesco. Dagli giù due con un colpo, è mica male. Ok, a questo punto sconfiggiamo anche questo uomo serpente e otteniamo le chiavi che effettivamente, non vi ho detto prima, ci servivano per andare avanti. Non... praticamente sono le chiavi di quel... dov'è? Vabbè, di dove stavano fuggendo gli uomini serpente prima, quando hanno liberato le Picasa. Praticamente è quel luogo. Adesso torniamo su e varchiamo quella soglia. Penso che poi lì concluderò l'episodio. Perché effettivamente poi potrebbe diventare troppo lungo, effettivamente. Non so bene come che tagli metterò a causa della morte che ho fatto prima, però
Ah, prima che di arrivare su, stavo dicendo, Sith sperimentò su le fanciulle di Guinevere e francamente Avel questa cosa probabilmente non gli andò giù. Avel era un grande oppositore dei draghi, un grande oppositore soprattutto di Sith, perché lo considerava una creatura amorale e meschina, probabilmente ha ragione. Non rompere le scatole, muori e basta. Ok, e francamente quello potrebbe essere stato la causa nel corso del tempo del pensare che forse Gwyn e company non stessero proprio dalla parte giusta. Questi sono gli uomini serpente che adesso che il suono si è interrotto sanno che possono riscendere. Ok, perché ovviamente le picase erano state aizzate da quel suono, altrimenti stavano lì tranquille e non si sarebbero mosse. Ok, saliamo qui. E dicevo? Ah, Avel, quindi probabilmente era quello il motivo per cui pianificava la rivolta contro gli dèi. Tra l'altro notate che l'armatura di Avel ha una difesa magica impressionante. Imponente questa porta. E diciamo che questo episodio lo concludiamo qui. L'apriremo nel prossimo e penso finiremo direttamente gli archivi del Duca. Alla prossima ragazzi, e se vi è piaciuto il video, beh, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!